Torniamo in onda con il nostro speciale dedicato a Sant'Agata, cittadini, viva Sant'Agata! E non poteva non essere nostra ospite la presidente del comitato per la festa. Si parla di Mariella Gennarino, che è con noi in collegamento. Intanto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitata. Buonasera. E allora, una donna a capo del comitato della festa, come vede la festa di Sant'Agata adesso con questa posizione, con questo sguardo, con questo ruolo? Ma guardi, io dico sempre che devo ringraziare il nostro sindaco Salvo Pogliese, il Monsignor Cristina, per questa discontinuità, perché dopo tre presidenti uomini, finalmente, come dicono in molti, è arrivata una donna. Io credo che questo segnale doveva arrivare e comunque trovo che sia qualcosa di molto bello nei confronti di una festa dove la protagonista è una giovane donna. E credo che sia qualcosa che affascina nello stesso tempo e che ci fa pensare al martirio e al simbolo che è Sant'Agata, in quanto la violenza sulle donne è un tema attuale e lei mia. Mi sente? Sì, io la sento. Siamo bloccati forse. No, 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 non siamo bloccati. Sì. Mi sente? Ah. Sì, io la sento, adesso sì. Volevo chiederle, sarà un secondo anno per questa festa di Sant'Agata in tono minore? Ecco, delle scelte che sono state sofferte. Dei festeggiamenti per me, ovviamente il fatto che non si faccia la festa per come siamo abituati che sia è motivo di grande tristezza e veramente mi rammarica tantissimo questa cosa. Guardi, a volte non cioè, mi emoziono e non trovo le parole, mi emoziono perché ho un rapporto intenso, forte con Sant'Agata, anche perché lo dico sempre, io mi chiamo Maria Agata, ma già mamma promise che mi avrebbe imposto questo nome se tutto fosse andato bene. Pochi giorni dopo sono nata e devo dire che ho sempre vissuto nell'amore, nella passione, nel culto di Sant'Agata. È una cosa che mi rattrista tantissimo, però quest'anno è così, ancora per quest'anno. Siamo in una situazione di non festa, si può dire, perché questa non è una festa di Sant'Agata, però dobbiamo sottostare, dobbiamo dire assolutamente sì alle decisioni delle autorità, perché è giusto che sia così. Le Forse però è stato più restrizioni complesso sono dover normali. organizzare la festa di Sant'Agata con appunto delle limitazioni. Allora, non ho sentito la prima Le parte, ho dicevo, forse è sentito stato più limitazioni. complesso organizzare la festa di Sant'Agata così con delle limitazioni. Ma come le dicevo, in realtà la festa non ci sarà, è una festa, diciamo, più del cuore, dell'anima, non è una festa legata all'esteriorità. Quindi purtroppo non ci sarà il busto reliquiario, come sappiamo, come abbiamo visto. Non ci sono state le candelore e quindi perché le disposizioni delle autorità sono state queste fin dall'inizio del nostro inserimento, mio del comitato. Dopo 2 giorni sono andata dalle autorità a chiedere espressamente se le candelore potevano uscire anche solo sul sagrato, perché ovviamente il discorso Sant'Agata, la festa di Sant'Agata dal punto di vista religioso è la Chiesa che decide, la Chiesa insieme alle autorità. Ma per quanto riguarda il comitato, abbiamo fatto una richiesta ben precisa per le candelore, ma c'è stato detto un no secco da parte delle istituzioni perché per i numeri della pandemia non era il caso che ci fossero le candelore in giro, perché si sa che portano allegria, portano gioia, sono delle bellissime sculture fatte da grandi maestri siciliani, ma
Ovviamente, vuoi non vuoi, si crea l'assembramento, quindi purtroppo non si è potuto realizzare questo sogno. Ma allora come comitato che ruolo da un punto di vista organizzativo avete svolto? Allora, innanzitutto io devo dire che ho fatto una cosa molto bella. Insieme al comitato ho chiesto ai fratelli Ferrara, che ringrazio ancora e che ogni anno diciamo, si occupano delle luci da 3 generazioni, ho chiesto se a titolo gratuito, quest'anno facevano un omaggio a Sant'Agata, a titolo gratuito per il comitato ovviamente, e loro devo dire che sono stati ben felici di farlo e abbiamo illuminato Piazza Duomo, perché ho detto fermamente, ho detto almeno Piazza Duomo si deve illuminare, perché non è possibile che Sant'Agata, anche se non esce, non abbia un po' di luce. Volevo anche far sparare i famosi 10 colpi di cannone che si fanno ogni anno proprio per svegliare Sant'Agata al mezzogiorno, e l'anno scorso non si sono fatti, non si faranno neanche quest'anno, perché parlando con chi di dovere mi ha detto che solo per le autorizzazioni per sparare i 10 colpi ci volevano tutte le autorizzazioni che si fanno per i fuochi del 3. Tra cui anche potare gli alberi, far sfollare le persone dalle case, insomma, penso che ogni giorno a mezzogiorno andare via di casa, per fare questa cosa bellissima, peraltro, che io ricordo sempre anche da piccola, di questi colpi di cannone erano sempre, annunciavano la festa. Purtroppo per i motivi che ho detto prima non si possono fare, per motivi di sicurezza, troppe autorizzazioni, troppe cose, e quindi abbiamo lasciato perdere. Anche per quest'anno non ci saranno, però ci sono le luminarie, ci sono delle belle mostre in giro, devo dire, sul culto agatino. Stamattina per esempio ne abbiamo inaugurata una che è molto bella, di foto. Una mostra fotografica che va in giro nei locali del centro Presidente, mi storico. scusi, Ci le sarà una. fotografie senz'altro aiutano la memoria, ma lei che ricordo conserva della festa quando era piccola? Allora, da piccola io andavo spesso nei giorni di, diciamo, in più riprese, perché ovviamente essendo piccola non si può seguire però a più mamma mi faceva un momento legato alla riflessione, incuriosita, guardavo questi uomini con questi sacchi bianchi, le loro parole, il fercolo, Sant'Agata che che a volte sembrava dei ricordi indelebili, bellissimi. Ho dedicato anche tante collezioni ispirata. Evidentemente, boh, forse qualcuno ha voluto che fosse così invece. Presidente, invece se guardiamo al futuro, che festa immagina per i prossimi anni? Il mondo deve rimanere esattamente com'è, perché è bellissima così. L'unica cosa che io sto chiedendo anche ai presidenti delle Candelore è una situazione di più ordine, più correttezza, più, come dire, una festa dove non ci siano sbavature, per carità, adesso non. In ogni festa c'è sempre qualcosa che magari può non andare per come si era pensato, però una festa dove ci sia un po' più eleganza, perché Sant'Agata e Catania meritano eleganza, un po' più eleganza nei modi, un po' più eleganza nel, cioè
nell'andamento della festa. Ecco, quella è una cosa che, a cui tengo moltissimo. Da un Bisogna punto di vista cambiare della qualcosa. responsabilità c'è E qualcosa che la guardi le preoccupa? cose. Come? Da un punto di vista delle responsabilità c'è qualcosa che la preoccupa? Ma il comitato ha tante responsabilità, devo dire, per quanto riguarda la festa. E proprio per questo vorrei una festa più ordinata, una festa più compatta, una festa più dove ognuno si prende la responsabilità di quello che fa. Nel senso che, per esempio, i presidenti delle Candelore, col quale abbiamo avviato veramente un dialogo molto sereno, molto amicale, molto, come dire, familiare quasi. Sono d'accordo in una festa rinnovata da un punto di vista appunto organizzativo. Perché dico questo? Adesso molti dei presenti delle Candelore sono giovani e diciamo che il testimone è un po' passato di mano. Allora io dico, che esempio volete dare ai vostri figli? Cioè, i vostri figli vi guardano. Voi siete presenti delle Candelore, sono delle figure importanti per Catania, no? E loro mi dicono: sì, effettivamente il cambiamento ci vuole, perché la festa di Sant'Agata non può essere quella degli anni 50. La festa di Sant'Agata si è evoluta, rimane esattamente com'è, rimangono le tradizioni, rimane il culto, la devozione, il folklore, che è importantissimo anche perché tanti turisti vengono per vedere anche quello. Però è giusto che ci sia un'evoluzione. E l'evoluzione è data da una festa più ordinata, più, come dicevamo prima, insomma, dove ci sia un po' di ordine, di sicurezza, perché è importante anche quella, no? La sicurezza per noi, per gli altri, per i nostri familiari, per la gente che viene a vederla. E credo che ognuno debba prendersi la responsabilità di quello che fa. Nel momento della festa. Quindi, È passata appunto un la momento di giornata di crescita. Questo domani, sei Covid di. deve aver lasciato qualcosa, no? Come? Dicevo, quindi trascorsa la giornata anche di domani, 6 febbraio, guardiamo dritti quindi a Sant'Agata 2023? Ma io direi di sì, assolutamente. Ci stiamo preparando già per quell'estiva, visto che insomma in questi giorni stiamo facendo più un lavoro di organizzazione, appunto, di seguire qualche mostra, abbiamo fatto delle cose carine, però sì, stiamo già guardando ad agosto, appena proprio da domani, e poi a quella più importante di febbraio dell'anno prossimo, dove desidero, e questo lo dico proprio in una, diciamo, televisione pubblicamente, desidero la collaborazione di tutti. Fedeli, devoti, portatori, presidenti di Candelore, desidero veramente la collaborazione di tutti perché io ho bisogno di loro. Quindi non si pensi che il presidente voglia dettare legge, viaggiare da solo, non esiste. Io desidero fare squadra e già l'ho detto. E oltre che con gli uomini, voglio fare squadra con le donne perché le donne sono importanti in questa festa, sono in numero inferiore rispetto agli uomini, desidero che invece aumenti la partecipazione femminile, perché la donna, quando c'è la donna, dà un segnale diverso, tutto diciamo diventa anche più, come dire, anche più armonioso, ecco, più armonioso forse è la parola giusta. Presidente, in conclusione, il suo messaggio ai catanesi per questa festa di Sant'Agata 2022. Ma il mio messaggio è un messaggio di speranza. Io dico, non abbattiamoci, non cerchiamo di pensare appunto che Sant'Agata comunque ci guarda, che Sant'Agata può essere pregata anche da casa. I veri devoti mi hanno detto questo. Anche se non la vediamo, pazienza, anche per quest'anno però Sant'Agata è nei nostri cuori e quindi possiamo pregarla da casa, possiamo recarci in sale, dove possiamo pregare anche dietro il cancello della sua casa. Cappelletta, lei è lì che ci guarda e pazienza ancora per quest'anno
è andata così. Speriamo che il 17 agosto siamo invece tutti in piazza a festeggiare. Appuntamento quindi ad agosto. Noi intanto ringraziamo la Presidente del Comitato per la Festa di Sant'Agata, Mariella Gennarino. Grazie ancora. Adesso Grazie a facciamo una voi. piccola pausa, ma torneremo tra pochissimo. Cittadini, viva Sant'Agata! Siamo tutti i demoni tutti! Sì, sì, sì. Cittadini! Sì.